Buongiorno a tutti, buona Lucca a tutti, una giornata sarà per tutti quanti, una giornata piena di avvenimenti e piena di ricordi, perché Lucca si lascia sempre dietro una traccia di cose che restano nella nostra memoria di appassionati dei fumetti. Sono sicuro che vi ricorderete a lungo questo incontro con Leo e adesso che ha trovato il pennarello direi che no, non c'è. Ok. Quindi direi che io sono già di troppo e vi lascio a Leo Ortolani. Perdonateci, in realtà questo continuo ritardo è solo e soltanto colpa nostra, anche perché stiamo mettendolo in difficoltà. Prima deve scegliere il pennarello, poi deve scegliere il microfono. Tra un po' non lo so, gli chiederemo di scegliere chi di voi può restare e chi no. Vedo che l'idea gli è piaciuta. Io vedo un ragazzo che ha un cartello in alto che forse era il caso di mandare via. Sì, via, via tutti quelli come Zada, via. No, scherzo. Mi sentite? Sì. Mi sento JJ Abrams. Farò un film bellissimo dove troverete i vostri vecchi eroi e basta. No, so che per voi è sufficiente, quindi durerà esattamente 5 minuti e poi sentito il ricordo. Bene, ti vedo molto carico, Leo, che mi fa molto piacere. No, mi ha chiesto prima Sky cosa ha detto qualcosa su Guerre Stellari. Non posso raccontarvi niente, ragazzi, perché mi ha detto che non posso dire come va a finire, che muore appunto. Però cavolo, mi ha bruciato la domanda, era una delle cose che volevo chiederti. No, perché quando appunto atterra poi con la sua focaccia sopra la folla, muore. Vabbè, non può salvarsi sempre. Quindi, però insomma avremo degli altri eroi come la Ronella Vanoni di colore che ci accompagnerà per i prossimi tre film. Bene, io prima ho detto che è un grande onore averti qua e in effetti grazie è vero. A voi. E anche perché nello specifico c'è una ricorrenza particolare. Sì. Perché, come hai scritto sul tuo blog, nel novembre di 20 anni fa... Nel novembre di 20 anni fa ero qua con un albetto, Ratman contro il ragno, e dopo 20 anni mi trovo invece a firmare delle variant. Questa cosa strana, insomma, che si chiude a cerchio su una carriera ormai finita, no? Sì. Ragazzi, diciamocelo. Infatti, guarda, il conto stava andando deserto e abbiamo dovuto pagare ogni presente. Spero che abbiate chiesto tanto, perché in effetti potevate essere da altre parti, insomma, vedere altri autori più blasonati. Niente, sì, sono 20 anni di Ratman, mi scuso con chi mi abbia seguito fin dal 95, giuro che sto chiudendo, però faccio un po' fatica perché le trame lasciate aperte sono tante. In teoria non vi do nessun numero di chiusura finale, perché non ce l'ho neanch'io. Io vi dico solo che ho finito di disegnare la storia di gennaio, prima di essere qua Lucca, proprio 2 giorni prima. Il finale di quella storia lì, che è questa quadrilogia, ormai la chiamiamo così perché sono 4 parti, con Valker, insomma, l'avevo già scritto, quindi sono arrivato proprio a disegnare le ultime 2-3 pagine e non è che mi tornasse proprio, diciamo, ma sì, è un finale che funziona, ma cioè, se uno si accontenta, funziona. E allora ci ho pensato su, insomma, ho fatto cadere un po' le tessere mentali del domino e alla fine è venuto fuori un'altra scena in cui boom, ti scoppia la testa e dici no, bisogna che ci metta questa scena qua. Solo che quella scena lì cambia completamente quello che devo fare dopo. Cioè che mi ero tutto gli schemini, cioè questi sì, cartoncini. In effetti devo dire, se posso svelarlo, di recente sono stato nel tuo studio e a terra è una serie infinita di post-it, di fogli che hanno una disposizione ben precisa e un ordine di lettura in teoria. Ecco, tu fai conto che tutti quei fogli che hai visto, che erano tantini, li ho tutti catalogati e messi per ben incollati su dei cartoncini in maniera da avere tutte le tematiche a disposizione con tutti i rimandi, le gag, le idee relative a quella tematica. Ecco, questa scena qua, non dico che l'hai fatti saltare tutti, però insomma, quindi mi sono rimesso un'altra volta in un ginepraio narrativo, che però è la cosa bella, insomma, perché scrivi, io non so se c'è qualcuno di voi che scrive o che scrive delle storie, che scrive sapere di non sapere in sostanza quello che tu andrai a fare,
è la molla più bella, insomma, perché tu hai voglia di vedere che cosa vuol, come va a finire. Anzi, vi dirò di più, io dopo questa quadrilogia, in teoria, avevo detto, dai, adesso faccio poi qualche storia interlocutoria, tipo The Walking Dead, magari faccio 50 sfumature di giallo, no? Insomma, che se andiamo a fare... No, mi spiace, era qualcosa, ragazzi, però ho veramente voglia di vedere come va a finire, perché vi giuro, cioè, lo so, ma non lo so, cioè, nel senso, non so come ci arrivo. E allora, non lo so, è un'esigenza mia, questo mi farà perdere ancora più lettori. Pazienza. Cioè, però, se avete resistito per 20 anni, insomma, dai, proprio adesso, insomma, mi sembra anche carino, ecco, insomma, dai, sapete che ancora qualche numero, poi dopo, poi è finita. Sono contento. No, è che dopo... Dopodiché, beh, io dico spesso, insomma, dopo devi fare l'autore. La maiuscola? Sì, quelli che si la tirano, cioè quelli che vogliono l'organista, ad esempio. Oggi ci sta appena... così dall'organo, ogni tanto che parlavo. E farò il low graphic, no, come si dice? Insomma, i libri a fumetti. Appena trovo un cartoncino per la copertina di quelli giusti, voglio fare una storia così, insomma, di quelle che uno un po' se la tira e magari, insomma, vince anche il premio Stringer. Se non quello, il premio Congolo, cioè quindi un po' minore del premio Stringer. Però, insomma, so che probabilmente sarà un periodo tristissimo. Io lo paragono a quello di Stallone quando faceva Driven, faceva La vendetta di Carter, quelli che non avete visto, ho visto solo io. Visti. Hai visto Avenging Angelo? Quello con Raul Pova? Allora non hai visto niente. Quello mi sa che l'hai visto. Quello l'ho visto solo anche affittato, perché comprarlo non me la sentivo. Ed è veramente... Dovrei fare un libro di recensioni solo sui film di Stallone, probabilmente. Vabbè. E quindi, insomma, mi sento un po' in quella fase lì in cui probabilmente cercherò un'altra strada, ma cercherò, perché siccome il segreto di non affossarsi è quello di essere sempre un attimino avanti, no? anche rispetto a se stessi, quindi di vedere sempre qualcosa di più, se sia possibile una strada diversa, se sono possibili delle strade narrative diverse. Io ne sono convinto, anche perché ho diversi progetti, cioè, che ovviamente non vedranno mai la luce, però che dopo il primo successo del romanzo farò la fine, appunto, di Stallone, quindi nessuno mi darà i soldi per fare Rocky Balboa. E quindi tornerò a fare Ratman, poi così, molto umilmente. Però ci sarà questo periodo, ecco, vi avviso, per cui vi avviserò quando è finito, ecco, se volete, così almeno non dovete stare lì a recuperare niente. Quindi orizzonti temporali no? Orizzonti temporali no, però c'è ben tempo, quindi non c'è problema. No, non lo so, ecco, anche perché è la storia che comanda, lo sapete, chi ha letto il numero 100, insomma, penso di essere stato abbastanza chiaro. Proprio io, ad esempio, in questa quadrilogia che ho appena fatto, se qualcuno l'ha vista, io mi sono... Però va bene, promettiamo che l'anno prossimo, sì, se rifarai un incontro qua, ti assegneremo questa sala e ci sarà un organista. Dai. E voglio la mia marcia. E, insomma, se avete visto questa storia sapete che già ve lo dico adesso, dura 4 puntate, però mentre stavo disegnando la seconda mi lamentavo un po' con Andrea Plazzi, amico ed editor, dicendo sai che forse ho esagerato in lunghezza, che forse sono diventato un po' troppo, ho chiuso la storia e invece va, cioè, non so come dire, è un parere mio ovviamente, quindi è assolutamente parziale, però secondo me ogni singola pagina di queste 4 parti funziona, cioè è funzionale alla narrazione della storia, per cui alla fine non so neanche io che dici, io voglio fare una storia in 3 parti, quando è uscita in 4 parti, ho detto, ma sarà troppo lunga, invece no, è giusto, cioè per me è giusta assolutamente così, quindi c'è questa specie di separazione mentale in me stesso, perché da una parte e dall'altra parte fa no, calmati, perché sai che le cose vanno raccontate bene, e per questo che appunto anche il finale di Ratman non può occupare un numero. Per forza di cose è un discorso che va a chiudersi su 20 anni di storie, e vi assicuro che le storie precedenti c'entreranno anche loro, per cui
chiudo a cerchio qualcosa di abbastanza grande. Io non so se si sta